Salve a tutti ragazzi e ragazze, io sono T e oggi siamo su The Binding of Isaac Rebirth. Allora, ho iniziato a giocare questo gioco da relativamente poco, fatto pochissime ore. Come vedete ho iniziato a sbloccare qui la Polaroid, per chi sa più o meno com'è il procedere del gioco, e quest'oggi volevo provare con voi a fare una partita. Provare così a registrare una partita. Sappiate che ho giocato molto poco, quindi non sono un esperto. Come vedete ho battuto con alcuni personaggi il cuore di mamma, per chi sa di cosa si parla, ma a livello normale. E quest'oggi volevo provare una partita, solo una partita, con Magdalene ad Hard e vedere dove andiamo. La mia win streak è di 1. Per chi fosse interessato alle statistiche che ho fino adesso, sono queste. E che dire, cominciamo. Sappiate che farò tantissimi errori, ma proprio tanti. E la cosa divertente è proprio questa. No, The Cellar no. The Cellar, per chi non lo sapesse, è piena di ragni. Esatto. Questa è la fine. Ok. Quanto abbiamo di danno? Come vedete non ho ancora installato mod o cose varie per vedere le statistiche. E chiaramente per il momento non c'è nessuna webcam. Anche perché l'ho registrato molto così velocemente. Non mi sparare, non mi sparare, non mi sparare, non mi sparare. Ok. Vediamo un po' cosa c'è. Ok, questo dovrebbe dare la gamba di dei ragnetti, quelli che noi chiamiamo ballerini, qui dalle mie parti. Sacrifice. Aia. Aia. Ok, niente. So che molti di voi si metteranno le mani nei capelli per come gioco. Ok. Ragnetto. Ah. Ah. Ok, ah. Ok. Non mi ero neanche accorto che c'era quella che spawnava ragnetti, sinceramente. Ok, perfetto. Il cuore non ci serve, Tinted Rock non ci sono. E via. Ok, questo per primo, questo per primo. Ok. Mi ha mancato per poco. Perfetto. Non droppa niente, chiaramente. Oddio, cosa faceva l'asso di spade? Sì, l'asso di spade, scusate, l'asso di... Avete capito, dai. Andiamo di qua. Ok. Ah, giustamente è The Cellar. E che cavolo. Ok. Sono fatto prendere come un pollo. È che Magdalene è molto lenta, in effetti. Non è il mio personaggio preferito. Ok. Daddy Longlegs, per piacere. Ok, perfetto. Ci siamo fatti prendere. Oh, il stats up, buono. The Hello. Via. Cellar 2. No, no. Ok. Questo ce lo prendiamo. Dovremmo cercare di non prendere danni da cuori rossi. Anche se la sacrifice. Patto col diavolo, sacrifice. Non so se la sacrifice valga lo stesso. Abbiamo una bomba però. Ok. Perfetto. Non desideravo altro. Ah! Ok. Facciamo così. Facciamo così. Ok, questo è un pezzo di gappi. Ok, monetine che fanno sempre comodo. Ok. Perfetto, è stata una brutta idea questa. Il fuoco? Niente. Niente. Il fagiolo bianco modificava le lacrime, quello nero
tutto un touch, non so. Come capirete, non è che conosco tutti gli oggetti, quindi molto, molto di questo video si baserà proprio su quello, che sbaglierò tantissimo. Tinted Rock, non mi pare di vederle, ok, perfetto. Daddy Longlegs è uno degli oggetti che preferisco, perché posso stare fermo e farà tutto lui. Non sblocchiamo il negozio perché non serve. Niente stanza segreta. Ok. Abbastanza facile. Perfetto. Potrebbe essere da entrambi i lati la stanza segreta. Vediamo un po'. Sì. Vediamo la prossima stanza. Ok. Allora. Abbiamo trovato il boss, il piano l'abbiamo quasi finito. Di qua no. Ok. No, glattoni no. Ok, è scoppiato. No, perché lo hai fatto? Va bene. Il cuore bianco ci dava una vita in più. Ok, questo non l'ho neanche mai visto. Con The Lost. Aia, aia. Ok. HP up, va bene. Ah, damage più HP up, ok. Va bene. Ah, questo è il seed per chi fosse interessato. Ho trovato dei seed molto interessanti su questo gioco, ma niente di veramente OP fino adesso. Annaggia. No. Aia. Ok. Monetina. Yes, nonna. Yes. Sono bravissimo. E questo cos'è? Ok. Abbiamo un piccolo puzzle di minion che si seguono. Aiuto! Ah, you are a wizard. Una di quelle cose, delle cose che odio di più. Allora, aspetta, così. A posto. Ok. E con You Are a Wizard la vedo dura, eh? Non ci prendo. Ok. Volevo cuori rossi in realtà, anche se con 4 cuori. Ecco, questo è stato uno sbaglio. Ok. Perfetto. Esploriamo. La stanza segreta l'ho trovata. No, la stanza segreta, la stanza del tesoro. Vabbè, via, andiamo al boss, dai. No, lui no, ti prego. Che fastidio. Ok. Ok, è stato incredibilmente facile, via la mappa. Oh no, forse è meglio non prenderlo, aspetta un attimo. Non mi fido di quel sangue. Ok, non sembra essere andata troppo male, via. Invece sì, ci ha tolto un cuore, perfetto. Ok. Lo faccio. Ne è valsa la pena. Forse. Sì. E mi manca una bomba, va bene.
You're a wizard e... Balls of Steel, perfetto. Ne è valsa senza dubbio la pena. Aia, aia. Ok. Moschine. Perfetto. Questa è una delle stanze che odio. Questi vermi sono leggermente infami. Ok. 7 monete, va bene. E sia. Ora sono amareggiato. Ok. Perfetto. E Temperance dovrebbe dare 2 soul art. No, ho sbagliato completamente. Va bene. Non dite una parola. Ok. Ok. Con lui toccherebbe stargli sopra in realtà. Esatto, perché sennò fa questo. Ma tutto sommato. A posto. E HP Hack più la K. Ok, forse avrei dovuto andare adesso a giocare alle macchinette. Due chiavi, va bene. E giù. Curse of the Maze. Non buono. Qui cosa c'è? Non ne vale la pena. Mi ha salvato tantissimo. Dai, falla, ecco l'ombra. Ok, perfetto. Nel fuoco c'è qualcosa? Assolutamente niente. Ah, mi ero andato a chiudere, Brutta mossa. Bene, questi sono scemi. Questi pezzi di cervello con la bocca. Non lo farai. Che me fa le finte? Ah. Ok. Sta andando incredibilmente bene. Ecco, l'ho detto. Ho fatto un errore? No. Ah. Ti prego, pensaci tu. Non ho voglia di andare fino a lì. Bravo. Dai. Dai. Va bene. Penso io. Non vedo, non vedo, non sto vedendo. No, 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 no. Ok. Non è che abbiamo questo danno altissimo comunque. Scusate se... Vabbè, voi col montaggio non ve ne accorgete molto, però sto parlando molto poco. Chi c'è di vivo? Ok. Perfetto. Però questo è un gioco che ha bisogno di molta concentrazione, ma è anche molto bastardo, per questo lo sto registrando. Appunto. Ok. Yes! E... Balls of Steel, buono. Perfetto. Curse of the Maze. Ok. Non ne conosco neanche una, quindi. Balls of Steel. Rischiamo? You are a wizard? Assolutamente no. Pretty Fly e... Ti prego. Range down, perfetto.
Ok, abbiamo trovato il boss e siamo a Depths 1. Dovrebbe esserci ancora la stanza del tesoro, quindi l'andiamo a cercare. Tanto a voi che vi frega. Io taglio. L'abbiamo trovata subito. Ok. E abbiamo dentro. Oddio. Io i teletrasporti, i bottoni questi alieni non li ho mai presi. Teleport. Dove ti teleporta? Ok, non è servito a... No. No. Io adesso devo tornare a prendermi la testa di Gappi. Mostro 2, va bene. Abbastanza sempliciotto. Ecco, ho preso 2 danni da Mostro 2. Potete anche insultarmi adesso nei commenti. Ho preso 3 danni da Mostro 2, adesso è obbligatorio che mi insultiate nei commenti. Ok, fallo, perfetto. Ok. Ok. Stavo per prendere un altro danno. L'ho preso l'altro danno, perfetto. Ho perso tutti i Soul Art. Ok, HP up. E... Ok, allora. Questo serve per saltare un piano e non ci interessa. Questo dovrebbe dare più danno. Però è inutilizzabile, non lo voglio. Questo invece non mi ricordo, ma dovrebbe aumentare il danno, vero? Damage out. Ok. E via. Ok. Depth 2. Qui dovrebbe esserci la gamba di mamma. Ah, sì, la gamba di mamma. Mamma. Ok, questi sono solo fastidiosi. Pure quello veloce. Ok. Dai, perfetto. In questo caso la gamba del ragno è utilissima. Ok, questi sono abbastanza semplici. Perfetto. Arcade, abbiamo 2 di fortuna. Ah. Dai. Ti odio. Ti odio veramente tanto. A sto punto. E dai! Dai! Ah. Ok, dai, ti do le ultime due. Dai, eh! Ti odio. Addio. Ok. E proviamo. Aio. Aio. Scusate, è un po' di flatulenza. Dai! Dai! Grazie. You are a wizard. Non ne valsa la pena per niente. E? Lockdown. Odio tutti. Vediamo se riesco a fare la figata. Dai. Yes! Ok, monete. Va bene, Lord of Lies. Pronto? Ok. E abbiamo il negozio. Che c'ha? Non ne valsa per niente la pena. Abbiamo perso l'ultimo Soul Art. Che poi sono anche stupido.
perché in questo piano non può esserci il negozio. Oddio, questo cosa faceva? Ok, ottimo. Un altro minion. Bene. Ok. Vediamo un po' se... Ah, ma ce n'era ancora uno, mica l'avevo visto. Vediamo se qui magari... È qui? No. Va bene. Ah, siamo già mamma? Questo potrebbe essere un problema. Però è il champion rosso, stavo dicendo. Va bene. Ok. Aia. Però l'abbiamo avvelenata, questo è buono. Ok. È molto più facile così, mamma, se dà solo il calcio. Tutto sommato. Eccolo, ho appena detto. Ok. E ora, dritti. No. Perché mi fai ciò? Range down, range down, range down e... You're a wizard. Si potrebbe avere più sfiga con le pillole? Direi proprio di... No. Vediamo un po' se ci sono tinted. Non mi pare. Arrivederci. Utero 1. Allora, andiamo. Loro no. Ok. Per star giocando ad hard ci sono veramente tanti cuori in questa run. Ok. A sto punto lasciamo fare alla moschina. Va bene. Ho sbagliato. Vediamo un po'. Ci ho provato. Ok, questi sono facili. Ok, questo è bellissimo. Fa le lacrime tutte che pulsano. E non perché non si lavano. Questa stanza è fatta solo per farmi finire le mosche. Ok. E io mi sono tenuto The Full proprio per questa stanza qui. Perché io entro qui, prendo, ok, altre mosche e poi The Full. Perfetto. A sto punto... no. Andiamo avanti. Quando si dice la fortuna. Due chiavi. Due chiavi non mi servono a molto. Ok, last. Abbastanza semplice in realtà. C'è anche da dire che siamo fortissimi, stavo dicendo. No, 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 no. Ok. No, no, ti prego, ti prego. Ok. Perfetto. Dicevamo... Cosa ci siamo persi? Qui una chiave, va bene. Niente rocce buone. Anche se devo essere sincero, non ho ancora capito come riconoscere il Tinted Rocks in questo piano. Se c'è qualcuno esperto di Isaac, me lo dica per piacere. Ok. Va bene, lui è un po' una pippetta al sugo. Anche se non è che facciamo molto danno, eh. Dritti. Perfetto. E rocce particolari, non mi pare di vederne.
Forse questa, che vedo che c'è una piccola X. Dai. Yes! Che brutta stanza questa. Non l'ho preso. Ok. Mio. Ok. Mio. Aia. Il mio soul art. Vediamo un po'. Qualche roccia con qualche X? Non mi pare, ma voglio vedere cos'è quella pillola. Range down. Ne valsa la pena di sprecare una bomba per questa pillola. Questi dopo. Se servono. Chi c'è? Ah, ok. Vabbè, lui è abbastanza facilino. Dov'è? Vieni con me. Ok. Ok, dammi la monetina. Dammi la monetina. Perfetto. E si va. Ok. Non è un grande problema. Ok. Aia, mi ha preso. È stato abbastanza facilone. Scusate, stavo guardando le rocce, ecco perché non lo colpivo bene. E Cube of Meat. E si va avanti. Utero 2, perfetto. Ok. Ok. Non andiamoci a chiudere magari. Ok. E qui abbiamo Wheel of Fortune. Non che ci interessi molto in realtà. Però. Però. Dai. Ci vediamo fra 13 monete. Pillola. Bad trip. Perfetto, ho preso bad trip. E questa credo che sia una roccia buona. Questa qui sopra di me, che vedete c'è una X. Se vedete che mi nasconde, perché alcune di queste rocce hanno delle brutte cose dentro. Questa ad esempio... Aiuto! Ok. Bumbo bumbo, me lo riprendo. Dai, ok. No! Che brutta stanza, che brutta stanza, che brutta stanza. Mi sono andata a chiudere, vero? Niente cuori, eh? Neanche per sbaglio. Qui cosa c'è? Ti prego il letto, ti prego il letto, ti prego il letto. Non ci provare. Una bomba. Va bene. Yes! Ok. Lockdown. Range down. Bad trip. Ok, proviamo a metterne una qui. Una qui. No, eh. Una qui. Yes! Perfetto. Ora mi sento leggermente più al sicuro. Ok, tre cuori rossi, un cuore nero, Death e Fatal Protection. Andiamo. Prima gli occhi, prima gli occhi, prima gli occhi. Ok.
Questo è stato un grave errore da parte mia. Ok. Dai, dai, dai. Isaac. Dai, 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 che sta andando bene. Dai, che sta andando bene. Ci ho provato. Yes! E si è sbloccato anche Satana. Ok. Proviamo. E via. Tra l'altro non ho neanche usato la carta. Cute baby. Il quarto di dollaro, ottimo. Ok. Curse of the Unknown. No, Curse of the Unknown, no. Vabbè, abbiamo tre cuori. Vabbè, si può fare. Non si può fare. Non si può fare per niente. Allora. Perfetto. Abbiamo tre cuori. A sto punto proviamo anche a far così. Ok. Non so neanche se si può trovare. Ok. Una stanza segreta. Oh, che brutto piano. Arrivederci. Ok, vabbè, lui non è un problema. Ultima. Ok. Va bene, loro non mi sembrano un grande problema. E dai. Aia. Questo è stato un gravissimo errore. Ok. Calma e sangue freddo. Ok. E lockdown. Altra. Ok. Ok. Calma, calma. Ok, perfetto. Perfetto. Una chiave e una bomba. Tutte cose che non ci servono. Qui ci ho già provato con le bombe. Andiamo sopra. No. Questa era la stanza che dovevo evitare. Va bene. It was at this moment he knew. He fucked up. No, e finì così. Ucciso da questa orrenda creatura. Però abbiamo comunque battuto il cuore di mamma con Magdalene. E tra l'altro non ho mai battuto Satana con Magdalene. Peccato, peccato, peccato. Se non fosse stato per quell'erroraccio che ho fatto di chiudermi, sarebbe andata benissimo. Comunque, vi ringrazio per avermi seguito in questo episodio. Tra l'altro adesso la nostra mom skill è cresciuta. Questi sono gli ending che ho sbloccato. Tra l'altro non so una cosa, se batto il cuore e non entro nello scrigno, il finale me lo sblocca? Ditemi se volete altri video, magari, che ne so, su una challenge. Io ho fatto soltanto Hyde Brown. Magari Pitch Black non è proprio il caso con... per un video su YouTube, però ad esempio una di queste si potrebbe provare a fare. Ditemi cosa ne pensate, se volete vedere magari qualche altro personaggio, e soprattutto se avete qualche consiglio da darmi, visto che io sono proprio neofita di The Binding of Isaac, i consigli sono ben accetti, anche le critiche, visto che ho fatto degli errori tremendi. Vi ringrazio tantissimo per essere passati e noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao tigri!